cobot per saldature e manifattura additiva. Diciamo che i progetti sono partiti più o meno tutti nello stesso periodo, parliamo del 2018-2019. A dire la verità sono partiti prima con l'additivo, facendo prove di stampa con stampanti di tipo Delta, e poi si sono sviluppati più recentemente con il collaborativo. Mentre per la saldatura è nato un po' dall'esigenza, che ormai si è fatta stringente di tutto il mondo industriale di saldatori, per cui da una collaborazione molto importante, vedremo dopo con la slide successiva, è nato questo progetto di rendere semplice l'uso di un'automazione, quindi alla portata di molti, e far sì che sia diffusa, per cui non che il robot sia visto come un'entità che è lì chiuso in una scatola che, oddio, ci va vicino solamente il super tecnico, ma un qualcosa che sia di uso molto semplice, molto comune. Quindi alla portata di molti, questo è l'obiettivo di questi due progetti. E il primo a nascere con il robot collaborativo è stato quello di saldatura, quindi è nato dalla collaborazione con Omron, che con molta umiltà, nonostante i suoi 30.000 dipendenti sparsi nel mondo, no, forse sono anche di più, io ho 32. Dice, io di saldatura non capisco niente, per cui con un partner che sa qualcosa di saldatura, poi modestamente sono 50 anni che ci siamo alla saldatura, ma tutti i giorni si impara qualcosa, quindi non siamo imparati. E quindi abbiamo messo insieme le forze, per cui competenza in elettronica e robotica da un lato, e PLC, ICM, tutto quello che si vuole, e competenza di saldatura dall'altro. Quindi l'obiettivo era realizzare un prodotto semplice da usare alla portata veramente del saldatore. Questo è un po' il, così, anche quello che ci ha guidato in questo progetto, nel senso che con Omron siamo andati veramente in piena sintonia nel costruire il prodotto. Prodotto che, come sapete, il robot collaborativo nasce per molteplici applicazioni, tantissime applicazioni. Nella saldatura si è scoperto che, essendo facile da usare, lo posso anche dare in mano all'operatore non esperto, cioè che sappia di saldatura, però questo diventa importante. Quindi in allineamento con Omron abbiamo messo anche noi le nostre persone che avevano più esperienza nel campo della saldatura, e devo dire che in questo caso secondo noi hanno fatto la differenza, perché le macchine sono tutte uguali, però dare un supporto conoscendo la saldatura a chi acquista un robot collaborativo di saldatura è importante, perché non dici boh, arrangiati, ma vai lì, gli spieghi anche magari come posizionare il pezzo, come prepararlo per ottenere il miglior risultato. Quindi per noi l'uomo è sempre al centro. Questi sono i motivi per cui i robot collaborativi di saldatura stanno prendendo sempre più piede. Ci sono dei rischi nel saldare, quindi sono rischi che prevengo se la torcia la tiene in mano un piccolo braccio automatico. Quindi radiazione, esposizione ai gas, alte temperature, campi elettromagnetici, rumore, quindi sono tanti i fattori negativi. Ultimamente abbiamo anche un cliente che ha partecipato a un bando dell'INAIL, dove in graduatoria, ad esempio, era più importante il fatto che l'operatore teneva in mano una torcia per 7 ore rispetto addirittura ai raggi ultravioletti e all'aspirazione del fumo. Per cui anche l'ergonomia comincia ad avere la sua importanza ed ha ricevuto anche un contributo importante. Per cui motivazione principale sicuramente è un tipo di lavorazione che, se posso, automatizzo, ma è così da 50 anni, con i robot antropomorfi e altre automazioni. Chiaramente si trova sempre meno personale, quindi devo sempre sopperire con almeno un macchinario o qualcosa che mi faccia il lavoro, e chiaramente sì, riesco almeno ad avere un controllo anche dei costi, perché se un oggetto viene prodotto in maniera ripetitiva da una macchina potrei avere un problema, che so, aumenta il prezzo del filo, aumenta il prezzo del gas. Però so che impiega 2 minuti a fare quel pezzo, è difficile che un giorno me ne faccia in 3 e l'altro in 1. Avrò una media costante, quindi è un controllo anche sui costi.
Questo è un po' quello che ha guidato il gruppo di lavoro che si è realizzato con appunto questa sinergia, questa collaborazione, e l'obiettivo era anche nello stesso periodo è uscita la 4.0, quindi dare anche un'interconnessione a tutte queste macchine, e per cui sì, sicuramente c'è stato uno sviluppo, soprattutto lo scorso anno ad arrivare fino a quest'anno, perché c'è un contributo anche del 40%, quindi abbastanza importante. Torniamo sempre lì, quindi si cerca di migliorare il lavoro. Io in effetti, guardando mai qualche annetto che visito le aziende che fanno saldatura, se devo fare un confronto tra come erano prima dell'avvento di un certo tipo di automazione e oggi, beh, devo dire che in certi ambienti c'è stato un miglioramento. Poi è chiaro che adesso l'aspirazione dei fumi vai anche in tanti posti dove hanno il braccio, no, appoggiato al muro. Qui, se non altro, è lì, ce l'hai sopra, quindi devi comunque far funzionare l'aspirazione. Per cui contributo alla migliorazione, al miglioramento. Queste sono alcune applicazioni. Gli impianti sono cose semplici. I primi li volevano su ruote perché pensavano di spostarli nell'officina di settimana in settimana, poi andandoli a trovare dopo 2 anni. Il cobot è sempre fermo lì, per cui le ruote sono di più. Però questa è proprio la configurazione più semplice, piccolo tavolo, cobot, robot di saldatrice, e posso mettere anche più pezzi perché diciamo che parto così molte volte. Poi questo è proprio l'esempio pratico. Il signore lì era un signore che gli mancava circa 4-5 anni, 3 anni andare in pensione, ed è stato il primo operatore che hanno messo, l'azienda ha voluto mettere a lavorare sul cobot. Ho detto, se vi funziona con lui, qui lo capiscono tutti, come elettronica. Poi è stato bello perché è arrivato l'uomo del controllo numerico, che hanno un altro reparto in officina dove hanno tutte le macchine a controllo. Ho detto, cavolo, mi avete dato un controllore qua che è lento per me. Ma sì, per te che ti occupi di CN, ok, però per il saldatore super veloce. Quindi la configurazione proprio base rimane un piccolo tavolo, 1200-1200, con il cobot e la saldatrice. E la persona è sempre quel qualcosa che secondo noi va sempre considerato, perché comunque hai di fronte o un bravo saldatore esperto, qui devi spiegare che magari dopo non deve più tenere in mano la torcia, ma la fa tenere in mano al cobot, oppure hai magari il giovane che, ecco, lui si appassiona di più, tanto capisce subito che se non tiene in mano la torcia, a me per lì può andare a giocare a tennis, per cui la comprensione. E chiaramente posso fare anche poi delle cose anche più complicate, perché questo ad esempio è una realizzazione, una saldatura che in origine era fatta in TIG, e eseguire una saldatura in TIG aveva bisogno di saldature specializzati. Qui viene fatta con il sistema CMT, che è un sistema di Fronius ormai diffuso dal 2005, che ha un risultato anche estetico e qualitativo simile a T, solamente con la velocità doppia rispetto al processo T. Quindi questo sarebbe l'accessorio, cioè il sistema di saldatura che io abbino al cobot. È chiaro che se c'è bene una saldatrice degli anni 90 che fa un sacco di spruzzi, il risultato, allora, a questa tecnologia posso abbinare anche il meglio del meglio per ottenere proprio risultati in saldatura. Questa è un'altra applicazione da grandi aree di lavoro, qui è un sistema che lavora qui nel Veronese, produce delle basi di forno per pizza, e si muove sulle due stazioni, quindi anche qui ho operatore che carica tutti i miei componenti, dall'altra parte ho il sistema che sta saldando, per cui il concetto della doppia stazione, quindi poter avere un sistema che mi lavora in tempo mascherato, è un concetto che arriva comunque dall'automazione spinta, cioè non sto, l'arco di saldatura non è mai fermo, lavoro da una parte, lavoro dall'altra, sono sempre produttivo. Questa è, diciamo, la soluzione più usata, perché permette di avere due stazioni di saldatura. Poi abbiamo un'azienda proprio qui nel Vicentino che addirittura lì ci mette 5 maschere, quindi ha dei pezzi piccolini, ci sono le maschere che li fa ripetutamente ogni settimana, per cui lascia sempre sul mascheraggio, il robot si gira, salta su quella stazione
quindi è super flessibile in questo senso. Il concetto è quello anche di avere un prodotto che in poco tempo viene installato, per cui non ho bisogno di grandi sistemi di protezione. Chiaramente le barriere, parliamo dei teli protettivi, ci vogliono, perché se passa qualcuno mentre salla il raggio ultravioletto non gli fa bene, però diciamo che mediamente in un giorno questi impianti sono pronti, quindi vengono consegnati, fatti partire, il giorno dopo si già lì a produrre. Questo è un po'. E anche la formazione, abbiamo visto che anche proprio con qualcuno che ci mette un po' di più per comprendere, in una giornata già capito come funziona. Poi dell'assistenza d'obbligo con la 4.0, quindi. Ma anche se non è d'obbligo, anche chi non ha fatto 4.0 gliela consigliamo sempre, perché noi vediamo la macchina a distanza, quindi sappiamo cosa è successo, cosa sta, se sta facendo un'operazione sbagliata, per cui lo corrigiamo in tempo reale. E quindi qui l'allestimento è flessibile, nel senso che può esserci un generatore di saldatura dai 320A ai 500A, il tavolo può essere da 1200 a 3000, addirittura per 1500, e il Cobot però in questo momento è sempre questo modello. Fino a uscirà anche un modello con un braccio più lungo da 1900, quindi quello sarà proprio per grandi aree di lavoro, insomma. E particolare che lo abbiamo studiato così per renderlo ancora più fruibile e ancora più, se vogliamo, diffondibile, è un sistema che presentiamo proprio qua in fiera, un piccolo tavolo semplice con una saldatrice però di tipo compatto, sempre con caratteristiche usate, e il Cobot, quindi è un entry level, chiamiamolo così, per dire c'è anche questo per cominciare, poi magari sai che c'è e poi alla fine ti serve una macchina più completa, allora vai a investire anche più soldini, però se vuoi partire con un qualcosa di base c'è modo anche di partire con un sistema base. E questo ad esempio è proprio la configurazione tipica, quella più venduta devo dire. In quel caso, ad esempio, erano saldature che erano eseguite con tiglie filo freddo. Se lo conoscete, è un processo molto estetico, ma anche molto lento. Quindi, soprattutto, il fatto di avere l'operatore con la bacchettina da riempire dove c'erano le mancanze, voleva dire avere delle imperfezioni nella saldatura. Cosa che il cliente poi aveva un sistema robotizzato di pulizia, si ritrovava il difetto una volta pulito il pezzo, quindi era cosa. Così invece sono tutti uguali e alla fine li pulisce molto agevolmente. Questa dopo è la fantasia delle aziende che gli fornisci l'impianto così e te lo ritrovi così. Quindi flessibilità, nel senso, le preso, le appeso su una colonna e gli erano venute esigenze di saldare componenti da saldare sui due lati. E quindi ha installato questo sistema di Simul, non so se è esposto qui, ma comunque è un qualcosa di, diciamo, di similare. Ecco, questo è un esempio, un caso, al di là del calendario che mi scuso, ma sono dimenticato di tagliare, no, pazienza. Questa è la media delle officine italiane, cioè, anzi direi che siamo anche un po' nel morigerato qua. Dicevo, questo signore aveva, ecco, lui al mercoledì aveva saldato giusto questi 30 pezzi, e, però cioè, un po' continuativo così, cosa fa adesso? Lì ha un tavolo qua di fianco dove li prepunta, poi gli dà da saldare il Cobot e alla fine 30 pezzi ogni giorno, lui il mercoledì può andare a giocare a tennis. Quindi semplice da usare e versatile, vedete che anche i mascheraggi, cioè, il pezzo me lo permette, perché ovviamente ci sono pezzi che devono essere bloccati anche perché stiano fermi, perché si deformano troppo. Però se il pezzo me lo permette, con la modularità di questi tavoli io riesco a bloccarli senza grossi problemi. Il CMT come sistema di Fronius ci dà dei grossi vantaggi, perché permette anche di fare saldature estetiche con una velocità volte superiore a quella del tiglio con il tavolo da porto, e quindi
diciamo, il processo fa la differenza, cioè se il cobot mi aiuta, perché comunque una macchina di automazione semplice da programmare, da utilizzare, poi però se gli metto il massimo della tecnologia abbinata, ho poi un ottimo risultato anche dal punto di vista della saldatura. E questi sono i risultati. Questi sono dei sistemi che vedete anche qui, anche se qui ci ho messo dentro un robot della concorrenza, ma ogni tanto li perdoniamo i tedeschi. Perdoniamo per modo di dire, però scherzo naturalmente. Sono sistemi però che hanno dei limiti, nel senso che benissimi lo metti in officina, no? Molto bello, però se mi viene un oggetto leggermente più grande da saldare, devo smontare tutto l'ambaradan. Sì, hanno una sua applicazione, molto belli, sicuramente permettono anche come pulizia, come aspirazione di funi, avere un'aspirazione dall'alto, quindi... però sì. Si può comunque pensare anche al cobot in una cella modulare di questo tipo. Il filo freddo è un'applicazione che sta prendendo piede, dove ho la normativa della saldatura su quel pezzo che mi dice che deve essere saldato in filo freddo, perché molto onestamente quando ci portano un pezzo saldato con filo freddo, la prima cosa che facciamo è provare a saldarlo con il CMT, perché risparmio semplicemente metà del tempo. Quindi se il risultato estetico è uguale, a meno che non si tratti di settore alimentare dove lì devo avere una saldatura per forza in tiglie, in quel caso, però se posso, diciamo, è più performante il CMT. Questo è un sistema che vedrete anche nello stand di Fronius, è l'innovazione, quindi una macchina multiprocesso, quindi vuol dire che salda TIG, MIG e anche in ACVC. Quindi significa che posso veramente con l'arco di saldatura farci quello che voglio, dalla zampetta di una mosca fino a una cosa incredibile. E, per cui sì, le prime applicazioni stanno avvenendo proprio in questi giorni. Ho la possibilità anche di aggiungere una tavola rotante indexata, e dove ho necessità per esempio di saldare un cubo, quindi devo saldare un cubo nelle sue 5 facce, devo muovere il pezzo e con il robot collaborativo andare a fare le mie saldature. Non è sincronizzato, quindi non lavora in synchro motion, perché gli assi sono comunque indexati, però mi permette di ampliare il ventaglio anche di prodotti da costruire. Quando però utilizzo gli assi esterni, devo in ogni caso mettere le sicurezze come se fosse un robot antropomorfo, perché il robot è collaborativo, ma la tavola rotobasculante no. Lei se si muove a 2 metri al secondo, se su c'è un pezzo da 50 kg ti può far male, quindi viene chiuso come se fosse un altro sistema. E questa è quella workstation che stiamo lanciando proprio adesso, chiamiamola entry level, via. Cioè il minimo indispensabile per saldare, per cui è come avere un saldatore, diciamo, aggiunto in officina. Velocemente il progetto di stampa 3D del metallo che vedete partito nel 2018 con vediamo subito con degli oggetti che erano delle stampanti Delta, quindi quella che vedete qui esposta è l'evoluzione, cioè la macchina di oggi che riesce a lavorare su un'area di lavoro importante, e l'abbinamento comunque con il robot collaborativo, con l'esperienza del robot collaborativo di saldatura, ci ha portato anche a creare il sistema per la manifattura additiva, che ha un nome inglese che si chiama WAAM, WAM, sarebbe per Wire Arc Additive Manufacturing, dove io con un filo di saldatura, quindi importante che uso sempre un materiale da porto abbastanza comune, quindi non ho bisogno di una polvere o di qualche cosa che costa vita di Dio, ma con il semplice filo di saldatura vado a creare degli oggetti che mi partono da un disegno, un 3D, genera un G-code che entra nel mio controllore e mi permette di stampare oggetti. Quindi queste erano proprio i prototipi delle prime, erano macchine per la stampa del materiale plastico trasformate per il sistema
per il sistema additivo ad arco. Il sistema prevede più macchine, nel senso che posso avere sia un cartesiano che mi fa 2 metri per un metro, per un metro di profondità, quindi un parallelepipedo abbastanza importante, e il robot collaborativo che invece in più rispetto alle macchine ad assi tipo delta o cartesiano che lavorano in questa posizione mi permette anche un'inclinazione, quindi ho un po' di libertà in più. Chiaramente è un sistema che può essere utilizzato anche con un robot antropomorfo con la cisterna, per cui anzi, una buona parte dei competitor europei e americani lavorano in questo sistema. Diciamo che non ci vogliamo opporre per dei settori, io li chiamo benigni, nel senso che per noi i prodotti devono essere prodotti ad esempio in architettura design, o componentistica o ricambistica. Purtroppo sicuramente in certi ambiti saranno utilizzati per costruire delle cose diciamo un po' meno benigne. Se avete visto quel razzo che è partito, diciamo che è anche capottato, ma integro dal punto di vista meccanico, negli Stati Uniti è stato realizzato questo razzo con questa tecnologia. Sembra che fosse un problema di carburante, il fatto che l'ho provato, però l'hanno stampato in questo modo a una velocità molto superiore che non se l'avessero fatto con la meccanica. Sono riuscito in breve tempo a costruire questo oggetto. Quindi quando vedete delle forme strane, è chiaro che lì, per noi, i nostri settori, obiettivo sono veramente design e architettura. Un po' perché in Italia, diciamo, forse ce la capiamo anche abbastanza bene in questi campi. Quindi. Questa è appunto quella macchina cartesiana. Questa produce, forse si vede dopo, sì, nella slide. E questo invece è il cobot, che anche lui in questo caso viene in cella, ma anche può essere sistemato aperto, perché poi basta che io lo protegga che chi passa non prendi raggi ultravioletti. Questa è la cella e questa è la stampante, che è un po' il frutto del, così, dei 5 anni di esperienza con le Delta, per cui ho la possibilità di lavorare su un'area importante, perché è un diametro 500 un'altezza 800, per cui creo già un bel oggetto, sempre partendo comunque da settori che sono più interessanti. E questo è il futuro prossimo, nel senso di fra un paio di mesi, cioè avere un raggio molto grande, circa 1900 di distanza, con 25 kg di portata, che mi permette di andare a creare un oggetto anche di una bella dimensione. Quelli che sono i settori interessanti. Quanto tempo c'è? Così. Altri 2-3 minuti. Perfetto. Geniale. Siamo, dicevo, il settore interessante un po' nel mondo, perché c'è da guardare il mondo con questo procedimento. Ad esempio in Olanda hanno già costruito anche un ponte pedonale che collega 2 sponde di un canale. Per dire, in 6 mesi ce l'hanno fatta, probabilmente ci hanno messo anche un paio d'anni, però... Diciamo che dovevo fare un oggetto unico, quindi un qualcosa dove c'è anche molta aria rispetto al pieno, dove le lavorazioni sono un po', posso dire, difficili, perché se voglio lavorare ad esempio un Inconel e devo scavare molto, utilizzo tanti tensi, quindi dove ho queste difficoltà e dove voglio andare a sostituire la fusione, oppure devo fare 3 pezzi di ricambio perché me ne serve di farne 100, ma ho bisogno di 3. In questo modo, che sono poi i settori oil and gas principalmente dell'energia, riesco a produrre il mio pezzo in un tempo rapido e, diciamo, lavorato, lo vado a lavorare solo nelle parti che mi interessano. Quindi questi sono i principali settori industriali. Ecco, l'oggetto che voi vedete a sinistra, il grezzo, è stato creato con una stampante ed è un alluminio particolare, di tipo aeronautico. Poi è chiaro che se porti un pezzo così l'azienda aeronautica entra nel parcheggio, ti selezionano ancora prima di entrare nella guardiola. Poi viene tutto lavorato di macchine intensive. Il settore artistico invece, diciamo che quelle che sono quelle linee che sono i layer, no? Di sovrapposizione uno sull'altro, è anche quel tocco a volte che viene anche gradito.
questi sono oggetti, ne abbiamo anche alcuni esposti che sono, si possono realizzare. Sempre, ecco, il vantaggio è che ho tutti i metalli che esistono sotto forma di saldatura da utilizzare, quindi contati più o meno sono 180, c'è il carbonio, acciaio inossidabile, alluminio, bronzo, legno e nickel, quindi ho una vastità e con i costi accessibili, e poi anche lì, cioè, se una polvere mi costa 100 euro il chilo, l'inox con 10 euro il chilo me la cavo. Quindi, ecco, questo è un po' lo sviluppo anche che c'è stato nel campo architettura e design, dopo lì la fantasia del progettista. Questo signore però quando andava in officina dai suoi ragazzi a dire ho pensato questa base di tavolo, cioè se gli andava bene riusciva in colme, per il resto pensa le più semplici che poi lo dobbiamo anche realizzare. Adesso si è portato la macchina in officina, poi quando gli viene l'idea va là, ora chiama i suoi ragazzi e dice visto che si può fare, per cui sì, adesso la metto in scherzo, se andate a vedere già la colorazione anche di quel pezzo, queste che sono in campo meccanico che sarebbero imprecisioni, e subito invece diventano quasi un valore aggiunto. Poi noi abbiamo sempre fatto comunque anche le sezioni di tutti questi materiali, per cui siamo andati a vedere la densità e il grado di porosità che c'è all'interno. Devo dire che ci sono degli ottimi risultati, cioè, parliamo di densità intorno ai 99-95, cioè sei abbastanza paragonabile ad una fusione. È chiaro che sull'alluminio, cioè, basta che lo guardi, c'è il poro, quindi è più faticoso, però questo è chiaro che sì, è tutto da esplorare, però con tutta sincerità, un po' per anche per ragioni etiche, è quello su cui puntiamo maggiormente. Design, architettura, ecco, anche nelle costruzioni stanno prendendo in esame, stanno utilizzando questa tecnologia perché può essere una costruzione fatta ad hoc, quindi io posso fare qualcosa in cemento, ma il cemento ha una resistenza di un tipo, l'acciaio di un'altra, e quindi riesco a creare un oggetto anche con una forma particolare su misura, quindi faccio come vuoi, cioè il senso è quello. Ci siamo stati? Perfetto. Bene.